Se ti sei stancato di avere due braccia secche, guarda questo video e segui tutti i miei consigli. Se desideri trasformare il tuo corpo, allora sei nel posto giusto. Io sono Gianmarco Bollaro, personal trainer, ed insieme alla mia compagna Irene e al team di nutrizionisti lavoriamo per cambiare la vita e la salute delle persone grazie ai nostri programmi. Su questo canale trovi consigli, guide per migliorare la qualità e l'intensità dei tuoi allenamenti, ma anche ricette veloci, buone, nutrienti e facili da preparare, che ti aiuteranno a tornare in forma e a stare bene durante la giornata senza dover fare la fame e senza rinunciare alla tua vita sociale. Per cui iscriviti al canale, attiva la campanella per iniziare il tuo percorso di trasformazione. Se desideri invece avere un piano adatto veramente a te, che tenga conto del tuo passato, delle tue abitudini e dei tuoi obiettivi, allora clicca nel link in descrizione per scoprire tutti i dettagli. Torniamo al video. Quante volte vanno allenate le braccia durante la settimana? Questo dipende dal vostro punto di partenza. Come prima cosa, se siete atleti principianti, intermedi o avanzati. Sicuramente se siete dei principianti è sufficiente allenarle una volta a settimana, magari non in modo diretto, quindi non sarà necessario fare una giornata focalizzata solo sulle braccia in alcuni casi, ma magari sarà necessario fare una volta i bicipiti e una volta i tricipiti in giornate separate, accoppiati questi due muscoli insieme ad altri gruppi muscolari. Per esempio, un giorno fate i pettorali, al termine dei pettorali potete decidere se mettere bicipiti o tricipiti. Il giorno che fate i dorsali, al termine dell'allenamento, potete valutare se mettere bicipiti o tricipiti, a seconda di come viene strutturata la scheda. Questa, diciamo, è una modalità di quelle più basilari per andare ad inserire le braccia all'interno della vostra split settimanale. In un giorno da sole, quindi vi prendete una sola giornata dove fate bicipiti e tricipiti. Come potete ben capire, le braccia si possono allenare in un'unica seduta settimanale, volendo anche due volte a settimana o volendo anche tre volte a settimana. Perché vi dico tre volte a settimana? Perché le braccia, quindi il bicipite e il tricipite, sono dei muscoli piccoli. Essendo dei muscoli piccoli, hanno una capacità di recupero molto veloce, quindi possiamo allenarle più volte durante la settimana rispetto a gruppi muscolari grossi, come per esempio i dorsali o le gambe, che hanno una capacità di recupero molto più lenta. Nel mio caso, vi faccio un esempio, che io comunque sono un atleta avanzato e come vedete le mie braccia sono un punto carente, ma questo perché? Perché io per anni ho fatto powerlifting e strongman, che sono due discipline dove in maniera diretta le braccia non si allenano. Si allena principalmente negli sport che ho fatto in precedenza, prima del bodybuilding, e gruppi muscolari grandi come le gambe, il petto e il dorso, e le braccia vengono un po' trascurate. Ed è per questo che io ad oggi ho le braccia un pochino più indietro a livello muscolare rispetto al torace. Quindi io, che sono un atleta avanzato, le braccia in questo momento le vado ad allenare tre volte a settimana. Una volta faccio i bicipiti, una volta faccio i tricipiti e una volta faccio un allenamento completo di braccia, che è quello che sto facendo oggi. In questo modo, allenandole più volte a settimana, avrò una maggiore ipertrofia a livello delle mie braccia. Ma questo, diciamo, che è un metodo più che altro per gli atleti avanzati. Se voi siete dei principianti, come potete suddividerle nella vostra scheda? Allenarle una volta a settimana significa allenare una volta i bicipiti e una volta i tricipiti. Potete tranquillamente fare, al termine della giornata dei pettorali, andare ad inserire o il bicipite oppure il tricipite, oppure al termine della giornata dei dorsali andare ad inserire l'allenamento di bicipiti o di tricipiti. Questo già sarebbe un metodo base per andare ad allenare le vostre braccia. Un altro metodo per andarle a colpire una sola volta a settimana è quello di fare un allenamento da solo di sole braccia, quindi nello stesso allenamento fate i bicipiti e i tricipiti. Se invece voi volete allenare le braccia due volte a settimana, potete farle o due volte in maniera completa, quindi fate una seduta bicipiti e tricipiti e un'altra seduta bicipiti e tricipiti, oppure potete fare come sto facendo io, che io in questo caso le vado a colpire tre volte ma in modo completo solo due volte. Quindi la mia scheda com'è suddivisa? Faccio il lunedì petto e bicipiti, il mercoledì dorso
e tricipiti, e poi ci sarà una giornata a parte dove faccio solo le braccia, che è la giornata di oggi, e in più ci saranno le altre giornate dove faccio gli altri gruppi muscolari che non vi ho citato. Quanti giorni di recupero vanno fatti tra una seduta e l'altra di braccia? Allora, quello che vi consiglio io è di fare almeno un giorno di recupero quando voi avete allenato le braccia in modo completo. Quindi voi oggi fate le braccia in modo completo, domani almeno recuperate un giorno e poi le potete rifare un'altra volta in modo completo. Per esempio, io nella mia scheda faccio lunedì bicipiti, mercoledì tricipiti, ma in questo caso li vado a fare in modo consecutivo perché vado a colpire due muscoli diversi, che sono comunque del braccio. Poi faccio delle giornate di recupero e poi vado ad allenare il braccio nuovamente in modo completo. Quindi se volete fare due giornate attaccate le braccia, dovete comunque dividere bicipiti e tricipiti tra una giornata e l'altra. Quali sono le tecniche che preferisco per allenare le braccia? Nelle mie schede mi sbizzarrisco un po' in mille modi, logicamente con un senso logico. Le braccia si possono fare in maniera classica con delle serie normali, per esempio 10 ripetizioni normali, senza tecniche, o magari un buon metodo potrebbe essere il piramidale, quindi si parte con un carico leggero e si fa tante ripetizioni, poi ad ogni serie si va ad aumentare il carico e vanno a diminuire le ripetizioni. Questo sicuramente è un buon metodo per migliorare la forza e migliorare i carichi da sollevare durante i vostri allenamenti di braccia. Comunque vi ricordo che ho fatto un video a parte dove vi spiego tutte le tecniche di intensità, quindi se non l'avete visto vi consiglio di andarla a vedere. Altre tecniche di intensità che mi piace inserire negli allenamenti delle braccia, una che preferisco per il pompaggio è il drop set, il cosiddetto stripping, che la amo perché comunque ti dà un super pump a livello muscolare e comunque la serie diventa molto lunga e si riesce a fare tante ripetizioni sullo stesso muscolo. Un altro metodo che mi piace per allenare le braccia sono le super serie, però non alternando primo esercizio bicipiti in super serie con i tricipiti, ma io amo fare il primo esercizio per i bicipiti in super serie con un altro esercizio di bicipiti, però lavorando da angolazioni diverse, per esempio bicipiti con il bilanciere in super serie con bicipiti al cavo, magari cambiando anche l'impugnatura, così da lavorare il muscolo da due angolazioni diverse e comunque dando un bel pump al muscolo. Lo stesso metodo si può utilizzare per i tricipiti, lavorare in super serie con due esercizi che vanno a colpire lo stesso muscolo ma da due angolazioni diverse. Quali sono gli abbinamenti muscolari che voi potete fare all'interno della vostra giornata di allenamento per andare ad inserire le braccia in accoppiata con un altro gruppo muscolare? Per esempio, potete fare il petto e i bicipiti nella stessa giornata, oppure il petto e i tricipiti nella stessa giornata, oppure il dorso e i bicipiti nella stessa giornata, oppure il dorso e i tricipiti nella stessa giornata, oppure un altro metodo che comunque spesso in passato l'ho fatto e comunque mi trovo bene, fare spalle e bicipiti all'interno dello stesso allenamento. Quindi questi sono, diciamo, i metodi che preferisco per fare gli abbinamenti dei gruppi muscolari. Logicamente vanno fatti in modo sensato per far sì che tutto coincida anche con gli altri gruppi muscolari all'interno della settimana. Quali sono gli errori più comuni che si vede ogni giorno nelle palestre italiane quando si allena i bicipiti? Intanto, come va preso il bilanciere dal pavimento? Vediamo tante persone che lo raccolgono in questo modo, completamente curvi con la schiena. Questo è il modo ideale per farsi male. Invece, il metodo corretto qual è? Piegare le gambe e stare dritti con la schiena, petto aperto, scapole strette. Quindi, in questo modo. Molto semplicemente. Poi, l'errore che vediamo durante l'esecuzione, quello più comune, è questo. Sollevare il peso, che in genere il peso sollevato male è sempre un peso eccessivo, un peso che non siamo in grado di gestire, e poi durante la fase negativa, proprio perché il peso è eccessivo, non viene fatto il massimo allungamento delle braccia ma viene fatto parziale, quindi movimento a metà e poi si tende a prendere la rincorsa in questo modo. Quindi quello che vediamo è movimento parziale e rincorsa, movimento parziale e rincorsa. Questo è l'errore più comune. Invece, il metodo corretto è stare dritti, petto aperto, scapole strette, andare giù, stendere completamente il gomito e sollevare. Stendere completamente il gomito
e sollevare, ok? E non questo, oppure questo. Il movimento deve essere completo. Mentre l'errore che viene fatto quando si fa i bicipiti con i manubri è quello di fare una rincorsa, tutto veloce. Quante persone vedete in palestra che fanno così? Invece ragazzi bisogna fare braccio destro, si va giù, braccio sinistro, si va giù. Non questo, mi raccomando. Anche nei bicipiti con i manubri, uno degli errori più comuni è sempre quello di non stendere completamente le braccia, ma è quello di andare giù e tornare su. Andare giù senza fare questo pezzo. Questo pezzo è importante, ragazzi, perché? Perché il muscolo necessita anche di lavorare in massimo allungamento. Quando voi siete in massimo allungamento, quando partite, avete un'attivazione diversa del muscolo. Quindi non fate il movimento parziale a meno che non è stato indicato all'interno della vostra scheda dal vostro coach. Ok? Mi raccomando. Quando allenate i bicipiti dovete fare attenzione alla posizione del polso. Non dovete stare con il polso così, perché così sovraccaricate il polso. Il polso deve stare dritto e duro durante tutto il movimento. Quindi non polso morbido, ma polso dritto, duro, e dovete stringere bene le dita. La forza parte dalla presa, non dovete stare con la manina moscia, ma la mano deve essere dura, polso dritto, ok? Un errore che vediamo invece nella panca squat è questo, che quando si va giù si va dietro con le spalle e quando si sale si tira con le spalle. Errore. Dovete stendere completamente le braccia e sollevare. Vedete, le mie spalle sono ferme, muovo solo il gomito, gli avambracci, non faccio questo e poi prendo la rincorsa per salire, come in tanti fanno, non si fa. Un altro errore, ragazzi, qual è? Qui abbiamo tensione, quindi percepiamo il carico. Quando si arriva qui, il carico scarica sul gomito. Qui ci potete stare fermi mezz'ora, perché il carico non sarà più sul vostro bicipite, ma sarà sul gomito. Quindi quando salite, tra una ripetizione e l'altra, non vi fermate qui, perché qui vi riposate. Ricordatevi che voi vi allenate per spaccare il più possibile la vostra fibra muscolare, quindi il movimento deve essere questo. Non deve essere: arrivo qui, mi fermo, riparto, arrivo qui, mi fermo, perché vi riposate, è inutile. Stessa cosa, ragazzi, quando siete qui e salite e arrivate qui, in questa posizione, non vi dovete fermare, perché vi riposate, ci potete stare tutto il giorno qui. Quindi salite e scendete, non che salite e vi fermate. Se vi fermate perdete tempo a riposarvi inutilmente. Quali sono gli errori quando allenate i tricipiti? Intanto vediamo sempre persone in palestra che fanno questo. Contrazione, quando salgono si fermano qui e tornano giù. Questo movimento fatto a metà. Il tricipite necessita di andare in massimo allungamento, quindi dovete arrivare fino in alto. In questa posizione il tricipite si allunga al massimo. Ok? E quando andate giù si contrae al massimo. Ma se voi vi fermate qui, siete a metà movimento, quindi non è corretto. Un altro errore che fate quando vi allenate in questo esercizio per i tricipiti è esattamente questo, che quando salite, perché avete caricato in maniera eccessiva, portate tutti i gomiti in avanti, ma non volontariamente, perché il carico è troppo. Quindi fate questo. Non va bene. I gomiti devono rimanere vicini al torace. Quindi è questo il movimento. E non è questo. Qual è l'errore che in genere viene fatto alla panca piana quando si fa i tricipiti? È fare un'impugnatura eccessivamente stretta. Come potete anche vedere, crea questa piega, diciamo, a livello del polso. E questo va a gravare sul vostro polso. Quindi la distanza tra una mano e l'altra deve essere più o meno questa, dove il polso rimane più o meno dritto. Quando scendete giù, come vedete, i polsi non sono in linea con gli avambracci, ma sono completamente piegati. Questo grava sul vostro polso. Se invece fate un'impugnatura di questo genere,
quando scendete giù il polso rimane più o meno dritto. Quindi allenate i tricipiti ma senza gravare in maniera eccessiva sui vostri polsi. Un errore che commettete in questo esercizio quando allenate i tricipiti è la posizione dei gomiti, che spesso la fate troppo larga. Dovete stare con i gomiti attaccati al corpo, quindi il movimento è questo, i gomiti attaccati, e non questo, con i gomiti larghi. Anche in questo esercizio l'errore è sempre la posizione dei gomiti. Questa è la versione corretta, i gomiti devono essere chiusi. Se voi fate questo, gomiti larghi, e andate giù, non state lavorando bene i vostri tricipiti. Quindi in questo esercizio l'errore è stare con i gomiti eccessivamente larghi, come in questo caso. La tecnica corretta è gomiti vicini. Quindi il movimento è questo. Un altro errore che viene fatto in questo esercizio è non fare il movimento completo in fase di allungamento. Come vedete qui ho allungato al massimo il tricipite in fase di discesa e qui lo vado a contrarre. Se invece voi vi fermate qui e tornate su, vi manca questo pezzo. Questo pezzo qua è importante perché voi allungate al massimo il tricipite. Quindi il movimento completo è questo, non è questo. Così è un movimento parziale. Questo che vi sto per mostrare si tratta di un drop set di bicipiti sulla panca inclinata. Dovete svolgere 5 ripetizioni con un carico alto, andando a cedimento muscolare. Una volta che siete arrivati alla quinta ripetizione e non ce la fate più, la chiudete, mettete al posto il peso, prendete immediatamente un peso più leggero e dovete fare anche qui 5 ripetizioni fatte a cedimento. A cedimento, sto facendo finta ragazzi. E poi prendete ancora un peso più leggero e anche qui andate a svolgere 5 ripetizioni a cedimento, in cui arrivate nell'ultima, esausti, e lo mettete a posto. Mi raccomando, in questo esercizio, ora stavo parlando, non ve l'ho mostrato alla perfezione, sempre massimo allungamento e massima contrazione ad ogni ripetizione. Potete sia farlo con il palmo in avanti, oppure con la presa a martello, oppure partendo con una presa a martello e chiudere ruotando il polso, in questo modo. Potete svolgerlo in questi 3 metodi. Per i tricipiti amo svolgere questa super serie composta da 2 esercizi. Primo esercizio, push down con la sbarra dritta, 12 ripetizioni, movimento controllato e completo, portato fino a cedimento più o meno alla 12ª ripetizione. Questo è dimostrativo. Una volta arrivato a cedimento e sono distrutto, senza riposo, passo ai 2 manubri, French press con presa a martello su panca piana. Anche qui 12 ripetizioni, andando a cedimento, massimo allungamento e massima contrazione. Provatelo anche voi ragazzi, sicuramente dopo questa super serie, se fate almeno 4 super serie come questa, recuperando un minuto tra una super serie e l'altra, avrete un pump assurdo. Prima di terminare il video, aspetta un attimo che voglio mostrarti i 2 esercizi per i bicipiti e per i tricipiti che preferisco. Se vuoi tornare in forma e avere un corpo più tonico, agile e forte, se vuoi mangiare ciò che desideri senza fare diete da fame e vedere già fin da subito risultati eccezionali grazie ai nostri allenamenti personalizzati, allora clicca nel link in descrizione, compila il questionario e scopri come possiamo aiutarti. Questo ragazzi è il mio esercizio preferito per i bicipiti, proprio perché siamo su questa panca inclinata che ci permette, come vedete, di allungare le braccia al massimo dietro al torace. Quindi come vedete in fase di discesa andiamo con le mani dietro il torace e questo ti permette di allungare al massimo il bicipite, e quando si sale comunque si va a contrarre in maniera classica. Questo ci permette di
lavorare più che altro nel punto di massimo allungamento. E quindi abbiamo una tensione veramente molto alta che negli altri esercizi non riusciamo a trovare. Quindi questo è un esercizio che vi consiglio di inserirlo spesso nelle vostre programmazioni di allenamento braccia. Per quanto riguarda i tricipiti, il mio esercizio preferito è questo. È un classico push down, però come vedete con il triangolino, quello che usiamo di solito per fare il pulley. Che cosa cambia? Cambia l'impugnatura. L'impugnatura è questa, gomiti stretti. Quando andiamo giù facciamo questa rotazione, come vedete, e poi si sale. Questo ci permette di andare a spremere il tricipite, come vedete, in fase di massima contrazione, da un'angolazione completamente diversa rispetto a tutti gli altri esercizi. Quindi se non l'avete mai provato, ve lo consiglio, provatelo. Io ragazzi vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto questo video, che avete potuto imparare qualcosa. Vi ringrazio e alla prossima.